Sono al chiostro dei Cappuccini, qui in piazza Peppino Impastato, stasera per il progetto La Chiave del Futuro si parla di immigrazione. Consigliere Calì, due parole sulla problematica che porta l'immigrazione e le chiedo anche se lei ha conoscenza che l'85% dei migranti non vengono in Europa. L'immigrazione più che un problema è una questione culturale, spesso l'affrontiamo purtroppo non nel modo giusto e ci poniamo dei problemi che poi effettivamente non ci sono. La differenza costituisce certamente una miglioria nel nostro sistema. Quindi la differenza è la partecipazione, soprattutto rappresentano una crescita del nostro tessuto sociale, rappresentano un vero passo in avanti, una svolta che il nostro territorio può fare. Oggi si parla di minori stranieri non accompagnati e secondo noi questo è un tema importante da cui partire per poter realizzare un confronto non solo all'interno dei tavoli istituzionali ma con l'intera città. In sintesi si deve cercare di capire la problematica della migrazione, quali sono i veri contorni e quali invece potrebbero essere le risorse che diciamo, i migranti possono portare nei territori, è questo che state discutendo. Sì, il migrato certamente rappresenta una risorsa innanzitutto culturale, perché proprio nelle differenze sta la crescita di un tessuto socio-economico, nelle differenze sta la cultura stessa, perché più differenze vi sono all'interno di un tessuto sociale e maggiormente certamente quel territorio sarà predisposto a poter crescere. Oggi parliamo di queste differenze, ma parliamo soprattutto di quello che è il cosiddetto problema dei minori stranieri non accompagnati, parlando da dove vengono rintracciati a quello che è il percorso che li aspetta all'interno delle istituzioni e all'interno del nostro territorio.